Manuel Pucciarelli, potremmo tranquillamente estrapolare gli audio delle scorse settimane per dire che l'Empoli ha fatto la partita, meritava di vincere, purtroppo però non ha vinto. Anche con l'Inter è successo questo. Sì, 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 possiamo riprendere le tre partite precedenti in casa. È andata esattamente come quelle, forse si è fatto ancora meglio perché si è concesso veramente niente, credo, a una grandissima squadra. E c'è appunto questo rammarico qui di non aver segnato e di aver pareggiato una partita che veramente si è dominata. Soprattutto nel secondo tempo, quando l'Inter è stata veramente alle corde, è passato una decina di minuti che non ha passato la metà campo. Oggi peraltro giocava in coppia con Levan, coppia inedita, una squadra frizzante, viva, che ha comunque dimostrato di poterci stare come in questa categoria. Sì, 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 ma come si è sempre detto, tutti i giocatori che giocano meno o che comunque insomma non sono abituati a essere titolari danno sempre il massimo e fanno veramente delle grandi partite, quindi dobbiamo solo essere contenti, il mister deve essere contento soprattutto appunto dei ragazzi che giocano meno. Mi trovo benissimo con Levan, come ho sempre detto, ma secondo me sono entrati bene anche Maccarone e Tavano, quindi deciderà il mister chi fa giocare, noi siamo tutti sereni, vogliamo solo raggiungere l'obiettivo della salvezza. Oggi purtroppo c'era Handanovic in porta, che è recidivo, perché lui nel 2007-2008 qui fece una partita straordinaria, un Empoli Udinese che di fatto sancì la decisione. Sì. È vero, è vero. Handanovic non ha giocato bene solo contro di noi, lui è uno dei portieri più forti al mondo, a mio avviso, perché veramente ha tutte le potenzialità, c'ha tutto. Provato a tirarla bassa, a incrociare, l'ha presa, alto 2 metri, e ha avuto un gran riflesso, quindi complimenti, speriamo di non trovare sempre lui. Settimana che è stata un po' turbolenta, si è parlato poco di Inter, si è parlato tanto di quello che è successo, è stato l'addio di Moro, il ritorno di Saponara, insomma emozione da questo punto di vista. Sì, perché è andato via il nostro capitano, siamo dispiaciuti, però è giusto che sia andato a giocare perché se lo merita. E poi è arrivato Ricky, siamo molto contenti perché può darci solo una mano per raggiungere la salvezza. Ora una bella iniezione di fiducia, una bella ciliegina sarebbe fare il colpaccio a Roma. Sì, si va lì convinti che possiamo fare male alla Roma. Sarà difficilissima, per l'amor di Dio, però siamo sereni, andiamo lì con la spensieratezza, vogliamo però passare il turno. Pesa Manuel non vincere ormai da un paio di mesi? Sì, perché si è fatto veramente delle grandi partite. Secondo me l'unica cosa è quella, perché se giochi male pareggi 0-0 è un buon risultato e devi essere contento, così un po' di rammarico c'è, però se facciamo un girone di ritorno così secondo me ci salviamo.